la Vibonese. Andiamo in Casa Gioiese, c'è Gino Ventre con noi, direttore, buonasera. Buonasera Stadio Radio, buonasera. Ben trovato. Allora, 2-0 a cospetto dell'FA Reggio Calabria o Regina, come chiamiamo, diciamo che è l'opportunità per chiaramente vivere anche un momento storico, perché chiaramente è una gara che verrà raccontata negli anni a venire. È andata male per la Gioiese, che comunque nella prima frazione di gioco ha avuto pure qualche opportunità per sbloccare questa sfida. Sì Antonio, veramente abbiamo fatto un 40 minuti veramente senza, non, cioè anche se la Regina oggi non possiamo dire che è la blasonata, perché è una categoria come noi, è il nome, però la squadra pure loro sono ancora. Abbiamo fatto un bel primo tempo dove meritavamo qualche gol, il discorso è che anche ne abbiamo iniziato bene, poi abbiamo fatto un errore in difesa perché tutto il primo gol è quello che contava e poi non siamo stati capaci più a salire e loro non è che ci hanno fatto, poi loro passeggiavano insomma con la palla, però diciamo sono contento dei ragazzi anche perché c'era l'allenatore nuovo, un giorno o due allenamenti, sì. Insomma. E diciamo era sulla falsa riga della vecchia, anche perché con mister Caridi, che lo voglio ringraziare pubblicamente, la squadra stava già giocando bene pure a questi livelli come ha giocato adesso, solo che tu mi insegni nel calcio, tutti quanti mi insegnate che quando la squadra non va bene quello che paga è sempre l'allenatore, poi chiaro. Ha ragione, ha tolto poi. E questa è stata un po' la notizia che ha segnato diciamo questa settimana, oltre al discorso dell'impianto di gioco, si è tentato in qualche modo di giocare questa sfida comunque a Reggio Calabria, poi siete stati dirottati sull'Ocri. L'altra notizia appunto l'arrivo di Franco Viola sulla panchina della Gioiese. Ma vedi Antonio, noi era, diciamo, la nostra era una speranza più che altro per fare, come si dice tante volte, cassa, ecco. Sì. Possiamo dire tranquillamente, anche perché poi per senza noi, nascondersi dietro un dito, ecco. No, non mi nascondo perché sono una persona semplice, naturalmente poi anche per noi Reggio Calabria è anche più vicino di Locri, no? I tifosi erano più, diciamo, c'era il treno insomma, ecco. E poi anche con la speranza che quelle di Reggio, 3.000 e passa abbonati, penso che anche 70-80% veniva al campo. In ogni modo ormai lasciamo quello che lasciamo, noi siamo preparati, ringraziamo Locri, la società, il presidente, anche il comune, il sindaco e tutti, che in due ore subito ci hanno dato la possibilità di organizzare questa partita. Sì. Molto difficile, molto veramente. Però siamo contenti perché i ragazzi veramente hanno dato tutto e di più e speriamo che inizi adesso una nuova era anche per noi, di poter salire la china. Sì. La nostra speranza è quella di fare un campione salvezza, perché tu lo sai, giocando fuori casa tutte le domeniche, trasferti, siamo stare a spese, cose. Certo, beh, è un campionato complicato da gestire. Parliamo anche dell'arrivo di Franco Viola, no? Perché è intervenuto venerdì alla D di Stadio Radio, chiaramente tra le domande solite che si fanno ad un allenatore che arriva in sostituzione di un altro, insomma, se si chiede qualche rinforzo in più, insomma, a lui ci è sembrato di capire che è cosciente che al momento bisogna lavorare con gli uomini che ci sono. Noi certo che vuole lavorare con questi che c'ha, però abbiamo una rosa un pochettino ampia, giocatori un po' insomma un pochettino che erano così, e naturalmente lui veramente lo sa dove si deve fare puntellare la squadra, dovrebbe arrivare, cioè, penso che già sono arrivati un paio di giocatori che eravamo nella lista qualche mese fa, e ora vediamo questa settimana se si riesce a poter mettere qualche innesto che secondo il mister ha bisogno. Chiaramente, noi come società cerchiamo di dare il massimo apporto perché ci teniamo alla categoria, anche perché prima o dopo si dovrebbe sbloccare sto stadio, perché giocare in casa credo che sia sempre un vantaggio in più rispetto a giocare quasi ogni domenica in trasferta. Sì, ecco, in ogni caso, ora a prescindere anche dalla riapertura di mercato o chiaramente andare a intervenire in questa fase, perché poi intervenire ora significa dover intervenire su giocatori liberi che probabilmente, sì, per carità, si può pure scommettere su un nuovo volto, su un nuovo calciatore, però non è facile trovare la qualità, ecco, in questa fase della stagione. Ah, quindi, infatti, parlando col mister 10 minuti fa, ha detto giustamente preferisco avere giocatori già rodati, però giustamente i giocatori sono già occupati, per cui dobbiamo aspettare a ottobre, cioè a dicembre.
però sempre si può trovare qualche giocatore che loro sicuramente avranno, chi è di loro competenza, tra il direttore sportivo, la Ganà e il mister Viola, sicuramente troveranno qualche soluzione. Sì. Però è un peccato perché stiamo giocando veramente bene da 4 partite, però non riusciamo, forse la partita che sul, diciamo sul risultato ci ha dato bene l'Ocri, che magari il pareggio era più giusto, però ahimè siamo incompete. Sì. Faccio i complimenti alla regina, sia come pubblico sia come tutto, all'Ocri che ci hanno ospitato bene, e speriamo la prossima che sia. 3 punti in classifica ora, ma a prescindere, ecco, da tutte le operazioni che si andranno a fare, bisognerà cercare di muoverla questa classifica. Ora la prossima sarà in casella Ciriale. Questo è importante, Antonio, fare qualche partita adesso, fare qualche punto, muovere la classifica, perché sai, anche per il morale, che sono tanti ragazzi, tu pensi che noi nella rosa che ogni domenica presentiamo sui 20 giocatori abbiamo 14-15 giocatori del 2000 in avanti, e qualche due over che sono, diciamo, sui 3, sui 28-27 anni. Siamo forse la squadra più giovane, naturalmente poi pagheremo lo scotto, perché al primo gol che prendiamo la squadra non si alza più. Bene, direttore, grazie ancora per l'intervento, in bocca al lupo, buon lavoro, c'è da lavorare tanto. Grazie, ci auguriamo a voi, e un augurio a tutti voi di Stadio Radio. Grazie.